Con il culto solenne nel tempio di Torre Pellice, presieduto dal pastore Claudio Pasquè, si è aperto il sinodo, massimo organo decisionale dell'Unione delle Chiese Metodiste Valdesi, cui partecipano 180 membri con diritto di voto, pastori e laici numero uguale, che annualmente si riunisce a Torre Pellice e si concluderà venerdì 29 agosto con l'elezione del moderatore e delle cariche amministrative. La predicazione si è tenuta su Marco 10, i versetti da 42 a 45. Noi siamo Chiesa perché c'è un Signore presente che vuole riunirci intorno a sé, non per dare ragione agli uni o agli altri, ma per indicarci che c'è sempre un'altra via. La riflessione è partita dalla crisi del nostro tempo, per mostrare la radicale diversità della risposta di Cristo. Di fronte allo smarrimento dei discepoli, che rivendicano potere e prestigio, Gesù offre una prassi di fede che non può prescindere dalla comunità unita e riunita. Chiamateli a sé, ci dice il testo. Il Signore, consapevole del ruolo della comunità dei discepoli, sa che bisogna innanzitutto rinsaldare i nodi che li tengono insieme. Gesù ci chiama a sé, ha detto il pastore Pasquè, ricordandoci che è proprio chi ha sete di potere e di vittoria, ovvero i principi delle nazioni, ad aver anteposto la finanza alla salute, allo stato sociale, al lavoro dei giovani e che costringono i nostri figli e figlie a emigrare. Sono i principi delle nazioni che nel nome di Dio vogliono imporre la loro religione agli altri, con terrorismo e violenze, continuare a dominare sui più deboli, discriminare le donne e distruggere l'ecosistema nel nome di un progresso sociale che non arriva mai. Pasquè ha ricordato che Gesù dice che non è così fra di voi, che seppur affascinata dal mondo, pur nel peccato, la Chiesa di Cristo è chiamata a usare i suoi doni non per schiacciare il prossimo, ma per sollevarlo. Un richiamo ma anche una speranza che ci ricorda ancora una volta che non siamo soli nelle difficoltà. Nessuna mistica della sofferenza personale, nessun tempo perso a lamentarsi, criticare o rivendicare primogeniture. Oggi il richiamo al Sinodo e alla Chiesa è un invito a spendere i propri doni nelle comunità e nella società, nell'orizzonte liberante della presenza di Cristo. Prima del culto, nell'aula sinodale, il moderatore Eugenio Bernardini, nel saluto inaugurale, ha ringraziato i numerosi ospiti italiani e stranieri, fra questi Monsignor Mansueto Bianchi e Don Cristiano Bettega, rispettivamente presidente e direttore dell'Ufficio per l'Ecumenismo e il Dialogo Interreligioso della CEI. Bernardini ha ricordato che l'ecumenismo non è fatto solo di parole, ma anche di presenze che ci fanno vivere la comunione dei cristiani, parte essenziale della nostra vita ecclesiastica. Tra i messaggi di saluto al Sinodo è giunto anche quello ufficiale di Papa Francesco, primo caso nella storia, che ha assicurato ai partecipanti la sua vicinanza spirituale. A questo punto, come da tradizione, i deputati hanno lasciato l'aula e si sono recati al Tempio in corteo con in testa il nuovo consacrato e il pastore di San Secondo, Claudio Pasquè, scelto lo scorso Sinodo per presiedere il culto. Al Tempio di Torre Pellice è stato consacrato al Ministero Diaconale Demetrio Canale, 42 anni, già segretario del moderatore nell'ufficio della Tavola Valdese a Roma. Il suo prossimo incarico sarà quello di vice direttore al Centro Ecumenico di Agape.